Accogliere, accogliere e ancora accogliere. Ma quanta fatica si fa ad accogliere? Ciao, buongiorno, ben ritrovata sul mio canale YouTube e benvenuta se non hai ancora mai visto una mia pillola di leggerezza. Mi presento, mi chiamo Fabiana, nel lavoro mi occupo di counseling, spiritual coaching, fiori di Bacche, naturopatia, il tutto con l'obiettivo di aiutarti a ritrovare la tua leggerezza, a portarla nel quotidiano e soprattutto a costruire esattamente la vita che desideri. La parola chiave di questo video è accogliere. È una parola che, se ti ricordi, abbiamo già condiviso qualche video fa, molto recentemente, e infatti in quel video ti raccontavo perché è importante accogliere. Oggi quello che voglio condividere con te è qualche strumento che ti può essere utile per imparare ad accogliere ciò che la vita ci porta tutti i giorni. Allora, veniamo subito al dunque. Primo strumento, flessibilità. Già, questa è il nome di una capacità, il nome di una qualità che ti sarà utilissimo sperimentare e rinfrescare dentro di te per accogliere con maggiore facilità ciò che arriva ogni giorno. Già, non so se hai presente il bambù. Il bambù è una pianta flessibile, è una pianta che si muove e si adatta in relazione a ciò che vive. Non è rigida, è proprio morbida, mi viene da dire, e si muove adattandosi a ciò che giunge dall'esterno. Ecco che quindi l'invito che ti porto e lo strumento che condivido con te è proprio questo, è la caratteristica principale del bambù e cioè la flessibilità, l'adattabilità, la morbidezza, l'accoglienza. Tanto più inizierai a ricontattare dentro di te e a sviluppare e a coltivare questa caratteristica, tanto più ti sarà facile d'ora in poi ricevere e accogliere con maggior facilità ciò che quotidianamente ti accade. Veniamo al secondo strumento. Il secondo strumento è scegliere il punto di vista. Sì, è fondamentale che tu, come dire, sappia scegliere il punto di vista con cui guardare ciò che ti è accaduto, con cui osservare i dettagli della situazione che stai vivendo. Scegliere il punto di vista significa proprio decidere se considerarlo come qualcosa che è arrivato e che è contro di te, come qualcosa di negativo, come qualcosa di pesante, come qualcosa di sfortunato. E scegliere che ciò che giunge, per quanto possa essere impegnativo, è per te una meravigliosa opportunità in quel preciso momento in cui arriva. Quindi scegliere il punto di vista vuol proprio dire decidere da che parte guardarlo, da che parte osservarlo. E io ti invito, nel momento in cui deciderai di fare questa cosa, a sperimentare questo piccolissimo esercizio. Se ti trovi a vivere una situazione pesante, prova a sederti in diversi punti, osservando la stessa situazione. Quindi ti siedi dove mi vedi adesso, poi ti metterai di lì, poi ti metterai di fronte, poi ti metterai a sinistra, osservando la stessa identica situazione che stai vivendo. Sono sicura che riuscirai a cogliere dei punti di vista e delle caratteristiche veramente diverse e questo ti permetterà di ampliare lo sguardo e davvero di poterla considerare anche in modo diverso. E infine, il terzo strumento è stare in ascolto,
Ciò che ti aiuta ad accogliere è la tua capacità di stare in ascolto, perché ascoltando ciò che suscita in te, l'emozione che nasce in te di fronte a ciò che accade, solo ascoltando saprai esattamente che cosa si è generato in te, che cosa quella situazione ha mosso. È una sensazione? Mi si è chiuso il respiro, ho un pugno allo stomaco e questo a che emozione è collegato? E quell'emozione che cosa rappresenta per me? Cosa significa? Stare in ascolto significa darti la possibilità di sentire in che modo quella situazione ha a che fare con te, che cosa ti racconta, cosa ti suscita. E nel fare questo tu starai già accogliendo ciò che è accaduto. Quindi tre strumenti molto importanti, non semplicissimi da mettere in pratica e al tempo stesso proprio da provare, 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 sperimentare continuamente. La sperimentazione è il modo che tu hai a disposizione per trovare il tuo equilibrio e ciò che è buono per te. Quindi, che altro dirti? Buona sperimentazione. Iscriviti al canale per ricevere altre pillole di leggerezza da portare proprio nella tua vita. Attiva la campanella in modo tale da non perderti nessun video e noi ci vediamo tra 2 settimane per un nuovo video di leggerezza. Ciao, a presto!